Giacomo Galimberti di Studio Maione, Giulio Conte di Iridra e Davide Sormani di Regione Emilia-Romagna. Benissimo. Allora, io, se siete d'accordo, seguirei quest'ordine. C'è una folta presenza di Regione Lombardia in questa sessione, nel senso che 5 interventi su 6 riguardano questo territorio, ma direi è una casualità che è emersa dagli interventi che sono stati sottomessi. Giacomo, se sei pronto, Studio Maioni e Ingegneri Associati, l'intervento Alto Seveso Naturale ed Urbano, sicurezza idraulica, riqualificazione fluviale e interventi integrati multiobiettivo. Buon pomeriggio. L'intervento che vi vado a presentare è una progettazione Alto Seveso Naturale e Urbano e quindi è un intervento che coniuga sicurezza e rischio idraulico con riqualificazione fluviale. Il bacino su cui si va ad agire è il bacino del Seveso, diciamo che complessivamente chiuso a Milano sono circa 200 km quadri, l'intervento riguarda la porzione più alta del Seveso, quindi il corso proprio superiore, cosiddetto appunto Alto Seveso, che di fatto si estende nella provincia di Como a partire dal confine con la Svizzera, dove ci sono appunto le sorgenti del Seveso. Chiaramente Seveso è un fiume che crea qualche problema alla città di Milano, perché entrando in Milano viene poi tombato al di sotto del sedime cittadino e crea problemi soprattutto per effetto dell'importante urbanizzazione di tutto il territorio dell'intera milanese e a nord, e questo problema di elevata impermeabilizzazione c'è anche sul bacino Alto Seveso, seppur con situazioni di minore edificazione. Vedete a destra il quadro in arancione evidenziato il territorio di competenza. I tre colori comunque indicano quello che è l'urbanizzazione che è avvenuta dal 1990 in avanti, e anche qui vedete che è importante la porzione di territorio già trasformata. Questo fa sì che vi siano degli allagamenti appunto in Milano negli anni 70, ancora oggi, con una frequenza anche superiore ad un evento all'anno, ma l'elevata urbanizzazione fa sì che poi il problema si sia protratto e si sia poi portato anche nella parte nord del bacino stesso, con allagamenti quindi anche proprio nel territorio oggetto di questa progettazione. Quindi abbiamo delle criticità che sono idraulica, come abbiamo visto, con frequenti esondazioni a causa dell'impermeabilizzazione, ma anche della ridotta ufficiosità di alcuni tratti, soprattutto vi sono dei ponti e vi sono anche delle tombinature. Vi è anche una criticità idrogeologica per problemi di innalzamento della falda, che sono anche dovuti allo spegnimento di alcuni pozzi che venivano invece usati per attività industriali in passato. Vi sono dei problemi di inquinamento delle acque causate da elevato carico insediativo e anche dall'attivazione degli sfioratori di piena, degli sfioratori delle fognature appunto, che raccolgono le fogne miste, quindi durante gli eventi di pioggia. E vi sono delle criticità anche ecologiche in senso lato, quindi sia diciamo di qualità, ma più che proprio relativi all'inquinamento, anche proprio per le caratteristiche del corso d'acqua stesso, che è molto spesso rinchiuso, rettificato e quindi anche con dei corridoi ecologici molto ridotti. Accanto a questi problemi, fortunatamente, vi sono anche delle situazioni di pregio, quindi delle potenzialità del territorio. Ad esempio vi sono degli importanti rinvenimenti storici anche archeologici, con un cerchio litico del Neolitico che è stato rinvenuto nell'edificazione del nuovo ospedale di Como. Vi sono importanti aree boschive e aree agricole, vi sono ancora fortunatamente dei tratti fluviali naturali, una rete diffusa di percorsi esistenti e anche, sia diciamo sollecitati dai contratti di fiume, anche una stretta collaborazione tra gli enti e anche fortunatamente degli esempi di partenariato tra pubblico e privato. A partire da queste criticità e da queste potenzialità sono stati individuati gli obiettivi di progetto, quindi miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica, ma anche miglioramento della qualità morfologica del corso d'acqua e del corridoio fluviale, riqualificazione del verde ripariale, miglioramento della qualità delle acque, agendo sia sugli sforatori di piena che anche dando delle linee di gestione sostenibile delle acque meteoriche, peraltro diciamo anticipando un po' quelli che poi sono stati i contenuti del regolamento uscito a fine 2017 da parte di Regione Lombardia, proprio
per promuovere l'invarianza idrologico-idraulica. Problemi e obiettivi di gestione delle acque di falda, miglioramento della qualità del paesaggio e in generale del territorio, e anche una definizione di un sistema organico di percorsi storici, appunto sfruttando le bellezze del territorio e naturalistici. Accanto a questo ci è parso anche importante definire all'interno della progettazione delle linee guida che potessero poi essere, diciamo, una vera e propria guida per avere degli interventi omogenei anche per le attività future. Il progetto infatti era commissionato da un comune, ma che era capofila di altri 7 comuni, quindi l'idea di dare delle linee appunto per avere degli interventi omogenei su questa porzione di bacino ci sembrava importante. Ovviamente questo porta ad un approccio multiobiettivo e per poterlo realizzare è indispensabile avere una pluralità di competenze, quindi anche qui un approccio multidisciplinare, e quindi il team di progettazione ha coinvolto veramente molte figure: ingegneri idraulici, geologi, chimici, esperti di biologia, esperti del paesaggio, esperti anche di temi archeologici. Quindi abbiamo compiuto delle analisi conoscitive approfondite dal punto di vista idrologico-idraulico con modellazione bidimensionale del corso d'acqua, geologia e idrogeologia rintracciando i profili stratigrafici dei numerosi pozzi presenti in zona, anche cercando in archivi storici, analisi conoscitive sulla qualità delle acque a livello di stato ecologico e a livello di stato chimico, sia sulla porzione di bacino ma anche sul tratto di valle. Analisi delle fognature e censimento degli scarichi, questo in ogni singolo comune presso la provincia, e cosa anche che per noi era estremamente significativa, andare anche a vedere quelle che sono le situazioni delle aree pavimentate all'interno dei singoli comuni. Quindi abbiamo tracciato i principali parcheggi per capire se anche un'immissione di acque meteoriche, ma comunque con fenomeni di dilavamento delle superfici inquinate, potevano poi portare dei problemi di qualità delle acque, quindi cercare di dare delle indicazioni per diminuire queste aree impermeabilizzate o comunque proporre delle soluzioni che poi consentissero in un qualche modo di stoccare temporaneamente o comunque anche di infiltrare o filtrare le acque così raccolte. Le analisi conoscitive si sono poi concluse con una caratterizzazione geomorfologica molto importante dei corsi d'acqua, quindi tramite estesi sopralluoghi sono stati, diciamo, classificati i vari tratti, divisi in tratti omogenei, e questo come, diciamo, preambolo per poter pensare a una corretta sistemazione, il quadro botanico, e siamo così arrivati, veicolati anche dagli aspetti storico-archeologici, a definire quelli che sono gli interventi in progetto. Le quattro aree principali, vi presento la prima, è un'area di laminazione in cui però oltre all'obiettivo idraulico è stato dato un importante impulso anche al tema della riqualificazione fluviale, pensando ad una linea appunto di mobilità morfologica e di dinamica fluviale. Quindi la vasca di laminazione è stata pensata con uno scavo contenuto del terreno e realizzando un argine spostato rispetto all'attuale conformazione di circa 25 metri, in modo da creare una piana inondabile che ha consentito nell'idea progettuale appunto la creazione di un bosco misto ripariale. L'area di laminazione è poi protetta comunque da una scogliera in massi sciolti con talee di salice, una scogliera sepolta, e quindi si è determinata una piana inondabile che consente anche al corso d'acqua di poter divagare liberamente all'interno di quest'area e di mantenere invece la funzione agricola e l'attività, diciamo, di rischio idraulico al di fuori di quest'area. Perché, non ve l'ho detto, un'altra importante indicazione progettuale, un obiettivo fortemente voluto dal territorio, era anche quello di consentire comunque di mantenere delle aree agricole, quindi anche la funzionalità agricola sul progetto. Visto che l'area era anche a confine con una strada di importante traffico, sono stati pensati degli interventi anche di retrofitting dei marciapiedi e quindi anche a degli interventi di drenaggio urbano sostenibile per la raccolta delle acque con dei rain garden, quindi degli interventi di accumulo e di filtrazione.
Vi accennavo del cerchio litico, che è stato questo recente ritrovamento durante l'edificazione dell'ospedale. In questo caso si è pensato a una riqualificazione che consentisse, diciamo, di renderlo maggiormente fruibile. Quindi l'idea è quella di fare degli affacci in modo da poter cogliere appieno questa struttura che, avendo 70 metri di diametro, non è facilmente leggibile, soprattutto da chi non è esperto, nel momento in cui ci si avvicina troppo alla struttura stessa. Le stesse metodologie sono poi state utilizzate anche in altri ambiti, quindi sulla riqualificazione di un altro corso d'acqua e anche in un'altra area di laminazione molto importante in termini di volumi e quindi di risultati sul rischio idraulico locale e anche poi nel bacino complessivo del Seveso fino a Milano. E nel far questo si sono creati anche dei prati allagabili, dei prati umidi e altra cosa importante. All'interno delle aree di laminazione o comunque nelle zone limitrofe si è pensato degli interventi di fitodepurazione per poter controllare anche la qualità delle acque. In particolare quello che vedete qui più a destra è stato disegnato anche come un'area volano per una tombinatura, quindi di acque meteoriche del comune che andava a scaricare in Seveso, e quindi anche un tema di laminazione locale, quindi di controllo dei deflussi delle acque urbane, e gli è stata data poi una forma come di una lanca abbandonata del corso d'acqua proprio per contribuire al ridisegno complessivo dell'area. Nelle linee guida sono state tracciate anche gli indirizzi gestionali del verde ripariale. E infine, altro elemento importante, quest'area è stata fortemente negli anni, diciamo, sfruttata dal punto di vista delle infrastrutture con due autostrade e una ferrovia, tra gli altri, che vanno proprio a condizionare e a frammentare il territorio. Quindi l'idea di queste aree di laminazione è stata anche quella di creare dei percorsi e una riqualificazione che dovrà poi permettere anche di ricucire il paesaggio e di diciamo ripristinare per quanto possibile la continuità in un luogo estremamente compromesso. Vi ringrazio. Grazie Giacomo per essere stato perfettamente nei tempi. Mi preme solo mettere in evidenza un confronto con l'intervento presentato prima da Etatec in un bacino con delle condizioni del contorno molto rigide, in cui la laminazione regolata, diciamo, è una strada obbligata. Mi sembra che nel primo caso non si è potuto lasciare allo spazio, insomma, una zona di dinamica naturale, di conseguenza si è dovuti comunque intervenire con delle regimazioni per quanto di ingegneria naturalistica, mentre nel vostro caso avete studiato e trovato la possibilità di lasciare questo spazio e di conseguenza lasciare al fiume un maggior grado di libertà. E c'è qualche riflessione o quesito su questo intervento? No, bene. Allora ti ringrazio ancora. Grazie. E direi di proseguire.